Ciao amici di Gorizia TV, ecco l'archivio di Gorizia TV, 1999, intervista ad Alberto Sordi a Trieste e saluta Gorizia TV. Guardate il servizio. Roby era a Trieste e c'è la segretaria, ha intervistato Goriziana. Alberto Sordi. Sentite un Scusate, po'. Scusate, aveva la segretaria. La Gorizia, delle Goriziane, sono belle o no? Se ne ricorda? Gorizia conosco meno, sono venuto un paio di volte per il premio Amidei, che era un grande mio amico, che poi non so se è nato, perché non si è mai capito dove era nato Amidei. Una famiglia, credo, che proveniva da Gorizia, per cui sì, è molto strano, perché c'era un giardino con una recinzione, al di là non era più Italia, c'era un giardino, una casa con giardino, mezzo giardino, non era più suo. Le sue cammini di Goriziano ce ne sono? No, questo deve cessare adesso, io credo no, perché se no questo sacrificio di tre in Europa che abbiamo fatto è un sacrificio che in Italia si poteva fare, ecco, non hanno mai fatto questa domanda ai rappresentanti dell'Europa, ma l'Europa si può fare senza l'Italia? L'Europa è l'Italia. Certo. Se permette, io sono romano e dico sempre, guardate che Roma è nel mondo, non l'Europa, il mondo è te. Cioè, state attenti a come parlare. Alla segretaria che è goriziana, eh? Aveva. Avere il complesso dell'inferiorità. Bene, comunque Gorizia TV ha anche questo. Il paese più bello del mondo, e lo dico. È vero. Ho conosciuto il mondo, sono stato in tutte le parti del mondo, ma non c'è il paese più bello dell'Italia. Non esiste. Esatto, comunque come Gorizia. Gli italiani, eh. Come Gorizia, veramente anche. No, se ci si mettono, sono superiori a tutti. Se invece vogliono seguire questa, io sono romano, per cui benevidente, essendo l'indolenza e la pigrizia, io sono un pigro, ma che è diventata filosofia. Una filosofia che permette invece di fare le cose senza riflettere, senza pensare, con un ritmo di vita oggi stiamo vivendo quasi disumano. Questa pigrizia ci porta sempre a dire, ma dove andiamo? Ma tu sei sicuro che facciamo bene andare? Diciamo, andiamo, se no facciamo tanto, aspetta, andiamo, fammi capito andiamo, perché invece oggi vanno. E poi si deludono, oggi veramente il ritmo di vita è disumano, bisognerebbe ritornare un po' ad assaporare la vita, a conquistarla come i nostri nonni, i nostri avi ci avevano insegnato. Oggi purtroppo ci sono generazioni. Però anche per provare a cambiare, diciamo così, si potrebbe fare. C'è qualcuno che deve imporre con la sua vita. Perché questa è la segretaria del Alberto Sordi di Gorizia, no, il papà ha detto di origini venete, sentite un po', dei pesci. Il papà di Gorizia, perciò bene. Adesso andiamo. È dei pesci. Adesso andiamo a sentire Alberto Sordi. Con un immenso piacere, perché sono venuto a Gorizia il premio Amidei, che era mio grandissimo amico, e nel suo ricordo dico auguri più belli a Gorizia Live. Grazie signor Sordi, ma non so niente. Le sue carne, una goriziana, ce l'ho. Una goriziana? Ma la presenti? Benissimo. Ha scelto le persone giuste. Arrivederci. Salve, signor Sordi. Bene, avete visto? Gorizia TV ha anche Alberto Sordi.